Lamezia, dirigente Mongiardo, cartelle pazze alla scuola Manzoni a Ugruso. Si riaffaccia lo spauracchio delle cartelle pazze dopo il boom delle cartelle pazze avvenuto nei mesi scorsi, quando numerosi contribuenti, studi legali e professionisti segnalarono l'arrivo a sorpresa di cartelle esattoriali, ganasce fiscali, intimazioni di pagamento basate su debiti risalenti persino al 2005, torna a far parlare di sé il fenomeno delle cartelle pazze dell'Agenzia delle Entrate. L'espressione cartelle pazze si riferisce a cartelle di pagamento del tutto infondate, recapitate al contribuente che hanno già regolarmente pagato. Il fenomeno delle cartelle pazze ha origine da una disfunzione della pubblica amministrazione che ha condotto l'amministrazione finanziaria a richiedere somme per debiti inesistenti, prescritti, non dovuti o già pagati. Mesi fa fece scalpore il caso di una signora che ricevette dall'Agenzia delle Entrate di un comune ligure l'intimazione a pagare più di 17.000 euro entro 5 giorni, per poi scoprire che il presunto credito tributario vantato dalle entrate era stato prescritto e condonato. A essere presa di mira ora sono le scuole. È paradossale quanto accaduto ad una scuola calabrese, l'Istituto Manzoni Augruso di Lamezia Terme, la cui dirigente scolastica Antonella Mongiardo lo scorso 12 marzo si è vista recapitare dall'Agenzia delle Entrate una cartella esattoriale con intimazione a pagare 45.000 euro entro 5 giorni per tributi locali risalenti addirittura al 2002. È quanto afferma in una nota la stessa dirigente dell'Istituto Manzoni Augruso, Antonella Mongiardo.